Bene, speriamo che continuiamo così. Avete ritrovato la vecchia sintonia della fotografia? Sì, no, ma noi ci conosciamo, ripeto, ci conosciamo da 5 anni, quindi è normale che c'è sintonia tra di noi, però anche con Fabiano non mancava, cioè sicuramente pure lui un bravo giocatore di cui l'intesa era la stessa, diciamo. Questa prima doppietta. Sì, la prima. Sì, una bella emozione, ma ripeto, l'importante è che la squadra abbia vinto, poi i gol sono una cosa in più e speriamo che continuiamo, che continuo soprattutto io a dare molto come sto facendo. Sei prospettato un bilancio, magari voglio raggiungere quota? No, vabbè, la quota per me è quota 10, poi... Sì, doppia cifra. Senti, tu mi hai detto che ti stai sentendo per la squadra, stai insomma a fare quello che va vinto in mente, ma quanto questo ti costa, quanto della tua fantasia insomma? No, guarda, mi sono servite le 2 settimane di stop che ho fatto perché col prof ho recuperato un po' la forma, ero un po' sottotono, quindi mi sono servite molto quelle 2 settimane. Quindi quello che riesco a dare dopo. È normale che il mister chiede questo perché in una categoria del genere serve tanta corsa e poi la qualità viene da sé. Oggi abbiamo visto recuperare diverse palle anche. Sì, no, ti dico, quando sto bene do tutto. È normale che magari altre volte in cui... magari non tornavo, non recuperavo tanti palloni, era anche per questo, ma mentalmente è sempre la stessa cosa. Quando Silvestri ha parato, ha fatto una gran parata sul primo tiro nel primo tempo, sì. È andato a Cirista. La Reggiana proprio sfortunata. Reggiana sì, avevo sbagliato, vabbè, lì ho sbagliato i 2 gol, non è stato il portiere a... Però sì, ha fatto le prime 2 parate e ho detto eccoci qua. E per poco non ti togli anche...